Cresce l'abbandono scolastico, ma la famiglia torna ad essere un punto di riferimento. Sono gli effetti opposti della crisi economica sugli adolescenti italiani, secondo quanto emerge dal rapporto annuale del Garante dell'infanzia, di cui ci parla Elisabetta Nove. Sensibili alle tematiche sociali, il 37% crede nel diritto alla vita, il 36% al lavoro. I ragazzi di oggi sono più vicini alla famiglia, ma devono fare i conti con gli effetti della crisi. Sono oltre 2 milioni i bambini e gli adolescenti poveri nel nostro paese. E l'altro dato che mi preoccupa molto è l'aumento della dispersione scolastica. In Italia la media è del 18%, ma in alcune regioni del sud Italia è ancora più alta. Questo vuol dire davvero migliaia di bambini e adolescenti che non vanno a scuola, e questo sicuramente non è un bene per il nostro paese. È il ritratto dell'Italia di adesso, è un identikit del futuro, quello tracciato in Parlamento dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Il 73% degli adolescenti non rinuncerebbe mai al cellulare. L'89% è iscritto almeno a un social network, ma nei rapporti interpersonali 6 ragazzi su 10 si affidano alla famiglia, mentre solo il 34% agli amici. L'infanzia va ascoltata. Va ascoltata e gli adulti e anche le istituzioni devono tradurre quello che i bambini dicono, quello che i bambini desiderano, le aspettative dei bambini in qualcosa che vada a loro protezione.